Signori, un abbraccio a tutti. Allora, con questo video sto cercando di tirar fuori dalla cassaforte i pezzi forti, i pezzi da 90. Il metodo che sto per presentare è un metodo che ha una validità senza precedenti, senza limiti. Prima di tutto è un metodo, come andremo a vedere, innovativo, un metodo nuovo. 100% no, facciamo il 90, 99, 98. Di probabilità che si vinca veramente, si vince, però bisogna avere la pazienza di aspettare le condizioni ideali. Allora io mi chiedo, vale la pena veramente giocare, buttare via soldi per un anno? Sappiamo che c'è stato uno spreco enorme. Bisogna aver pazienza. Quindi studiate, guardate bene questo metodo, non saltate. E seguitelo mettendovi tranquilli. E da parte vostra ci deve essere l'impegno di non di capire come funziona bene. Non è difficile. Quando verrà seguito e ci saranno le condizioni, io sarò il primo a segnalarlo e questo sarà la base per il trampolino di lancio per tutti i metodi che verranno di seguito. Questo è uno dei primi, quindi sto tirando fuori, ripeto, l'artiglieria forte per cercare di portare a casa dei soldi veri. Quindi seguite con attenzione, mettetevi comodi e non fatevi venire l'orticaria quando non saltate, fermate ogni tanto le immagini, studiatelo bene, vedrete che i risultati ci sono. Con questo è tutto, un abbraccio ancora a tutti e seguitemi. Per questo esempio andiamo ad analizzare solo una ruota, in questo caso la ruota di Bari. A mano che ci sono le estrazioni si va ad analizzare man mano sempre tutte le varie combinazioni che si creano. E avendo gli strumenti giusti e l'occhio allenato si può capire come per esempio in queste due estrazioni che sono successe a dicembre del 2019. Basta prendere, ripeto, ci vuole l'occhio un po' particolare, si sono formate delle combinazioni. Queste combinazioni avvengono di continuo, avvengono sempre, non è un fenomeno che succede rarissime volte, in molte estrazioni succede. Quindi queste estrazioni hanno di particolare questo, che si sono formati una coppia di numeri che formano una distanza di 27 e un'altra coppia di numeri che ha formato una distanza di 36. Non solo, un'altra caratteristica di queste due estrazioni è che ci sono la bellezza di 6, dico 6, numeri di stessa figura su 8. Quindi, come si può vedere, ci sono tutti i numeri che hanno la stessa figura, la figura 4 in questo caso. Mentre la coppia 69-42, sappiamo per quelli che masticano un po' il lotto che sono di figura 6. Quindi abbiamo 6 numeri con figura 4 e 2 numeri con figura 6. E dopo aver trovato delle condizioni simili, bisogna adesso sfruttare le proprietà del 9. Il grafico che poi andremo a vedere è la chiave di tutto. Adesso vi mostrerò solo una parte di queste proprietà, per dare l'idea della potenza del metodo. Dovendo dare una geometria a questi numeri, ecco che in questa schermata si vede in figura 1 un rettangolo formato da due lati da 27 e due lati da 11, mentre in figura 2 si vedono due lati da 36 e due lati da 27, mentre in figura 3 si vede un costrutto fatto di due rettangoli che si abbinano perfettamente tra loro.
Adesso il grafico che state vedendo sono due coordinate x e y dove ci sono due scale con distanza di 9 sia sull'asse x sia sull'asse y. Quindi sono tutti multipli del 9 e naturalmente sono tutti di distanza 9 tra di loro. Quindi questo è il modello. Quello che invece adesso state vedendo è naturalmente la figura 4 più il 9, 13, e sotto al grafico, all'asse X, si vedono tutti i numeri di figura 4. Basta fare sempre 4, sempre con il più 9. La stessa cosa sull'asse Y, invece vedete tutti i numeri di figura 6. Partendo da sotto, invece, state vedendo da 13 più 9, 22 più 9, 31, eccetera. Quindi sono tutti numeri che partendo dalla figura 4 con i multipli del 9, sempre aggiungendo il 9, creano questo grafico. Molto semplice. Mentre in giallo sull'asse X vedete tutti i numeri che hanno creato i due rettangoli che abbiamo visto prima. Mentre sull'asse Y vedete i due numeri 69 e 42 che sono gli altri due. Ci sono dei metodi che richiedono più attenzione. Non si può pensare sempre di fare due somme, due addizioni e vincere i milioni. Ogni tanto bisogna prendere l'impegno e cercare di capire qualcosa di più complicato, forse, forse, ma alla fine sono quelli che vincono veramente. Adesso non fatevi spaventare da questa grafica perché è molto più semplice di quello che si può vedere. Quindi, come si vede il modello STU1 che abbiamo visto precedentemente, e poi abbiamo ancora qua le estrazioni di Bari del 21 dicembre per vedere cosa succede. Quindi, qualsiasi angolo venne preso, noi adesso prendiamo in esame il primo rettangolo che ha i due lati da 36 e i due lati da 27. Si prende in esame il primo rettangolo e si prendono i suoi angoli. Quindi, qualsiasi angolo noi prendiamo. Formano quattro numeri. Questi quattro numeri sono quelli che poi si mettono in gioco e danno sempre dei risultati quasi del 100%. Adesso non si dice che bisogna giocarli perché i numeri alla fine girano come vuoi, si ripetono come andremo a vedere. Quindi procediamo e vediamo come funziona il tutto. Quindi tranquilli che è molto semplice. Quindi abbiamo visto, si prende in esame un primo rettangolo e nello specifico si prende il 22, l'angolo 22, che va a incrociare il 49 e poi incrocia il 58. Quindi ecco come procedere. Il 22, l'angolo che abbiamo detto, il 22, che incrocia il 58 e il 49. Quindi nel grafico, nel modello STU1, si vede il 22 che incrocia qua il 49 e il 58. E il procedimento è molto semplice che è questo. Quindi 22 si prende nella scala di x, incrocia prima il 18 e questo 18 si deve ripetere per i due numeri dell'asse y, quindi qua 18 più 42 e 18 più 33. E abbiamo 18 più 33 è 51, vedete qua, e 18 più 42 60. E questa è la prima somma, i primi due numeri. Poi si deve sommare sempre il 22 al primo numero che va a incrociare nella colonna, che sarebbe il 33. Quindi abbiamo il 22 più 33. Vale uguale per tutti, adesso andremo a vedere, vale uguale per tutti. Mentre, quindi 22 più 33, vedete, 55. E poi bisogna sommare sempre il 22, l'angolo, che viene nella colonna dell'asse X, il 18.
Quindi 18 più 22 e vale la stessa regola per tutti. Adesso andremo a vedere. Quindi i quattro numeri ottenuti sono il 51, il 60, il 40 e il 55. Spero di essere stato chiaro, casomai fermate un attimino il video. Quindi ripeto, queste sono, guardate, le operazioni da fare. Il 18 dell'asse X di questa colonna che si va a sommare con i numeri dell'altra figura nell'asse X, Y, e si ottengono questi quattro numeri. E i risultati sono, al primo colpo, adesso vi faccio vedere, non è difficile. Un ambo al primo, i quattro numeri hanno dato esito un ambo al primo colpo e un ambo al secondo colpo con questi quattro numeri. E non è, guardate che non è un caso, perché in qualsiasi modo voi prendete uno di questi quattro angoli e procedete come state vedendo adesso, danno sempre un esito positivo, almeno uno lo danno sempre. Quindi adesso prendiamo l'esempio di un altro angolo. In questo caso prendiamo l'angolo 49 che si incrocia con il 22 e con l'85, quindi prendiamo l'angolo 49 che si incrocia col 22 e l'85 e usiamo lo stesso identico procedimento e già potete vedere qua i risultati, addirittura c'è un terno e spesso i terni succedono con questo sistema. Quindi anche ancora una volta andiamo a spiegare lo stesso procedimento con l'angolo 49. In questo caso, quindi 49 abbiamo col 22 l'85. Quindi abbiamo, come si è visto prima, si prende prima il 45 perché è la colonna dell'asse X, vedete che si incrocia col 45, quindi stiamo prendendo l'angolo 49, quindi 45, e come si è visto anche prima, facciamo il 45 che si somma a 78 e il 45 che si somma a 42, lo stesso procedimento di prima. E quindi 45 con 78, 45 più 78 uguale 33 col fuori 90 e il 45 più 42 87. Quindi abbiamo già ottenuto i primi due numeri, che è lo stesso procedimento dell'altro sopra. Quindi adesso andiamo a fare la stessa identica cosa con 49 più 45, quindi sommiamo l'angolo con l'incrocio dell'asse del valore dell'asse X 45 e otteniamo il 4 col fuori 90. E quindi alla fine, come si è visto anche sopra, il 49 col primo numero che incrocia nella sua colonna dal basso verso l'alto, quindi 49 più 42, sempre col fuori 90 è 1, e qui abbiamo ottenuto il 33, il 4, l'87 e l'1. Quindi anche in questo caso, vedete, andiamo a vedere, al quinto colpo abbiamo il 33 e il 4. E poi abbiamo un terno, l'1, il 4 e l'87. Non sono casi isolati perché qualsiasi angolo con questo sistema, con questo metodo, qualsiasi angolo noi decidiamo di giocare, certamente se uno vuole giocare di tutti è libero di fare quello che vuole, ma più o meno la quartina che noi otteniamo si ripete. Si ripete, quindi qualsiasi angolo noi andiamo ad ottenere, cioè usiamo, alla fine ci abbiamo sempre almeno un esito positivo. La stessa identica cosa, in questo caso ho preso l'angolo 58 con lo stesso identico procedimento. Non sto qua a dilungarmi perché il video va alla lunga. Con lo stesso procedimento si ottengono questi quattro numeri e all'undicesimo colpo abbiamo ancora
Quindi entro i 12 colpi c'è sempre un risultato. Per non prolungarmi, non prendo in considerazione neanche l'altro rettangolo formato dal 27 e dall'11, perché comunque i risultati, anche in questo caso, ci sono sempre. Vi faccio una carrellata perché. Ok, se smette di ballare la telecamera, vediamo. Allora, ci vediamo la prossima volta per il prossimo metodo e per le prossime vincite. Questo metodo lo seguiremo tutti quanti insieme. Quando ci sarà l'occasione giusta, un saluto.